Allora, chiedo a Mariano Galizia di venire sul tavolo, anche a Gianluca Testa, che adesso vi presento. Prego, venite. Grazie. Sì, allora, aspetta. Eccoci, le relazioni che si sono succedute ieri e oggi ci confermano che quando abbiamo pensato di impostare questi due focus group che adesso sviluppiamo abbiamo avuto ragione, nel senso che siamo arrivati proprio al momento in cui abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo molti strumenti, abbiamo il cervello in azione, adesso dobbiamo trasformare questa attività cerebrale in proposta. E sulla proposta ci aiutano sia Mariano Galizia. Mariano fa parte di una società, si chiama Centro di Statistica Aziendale, tra le tante cose fa i famosi sondaggi di opinione, quindi ci racconterà anche come nascono, come vengono costruiti e qual è la loro attendibilità e il loro legame con quella che è la realtà. Abbiamo poi Gianluca Testa che è molto più famoso di me, quindi non ve lo diciamo, magari chiedo a lui di presentare me, così facciamo, è molto meglio. Gianluca è prima di tutto un giornalista, un comunicatore. Gianluca ha collaborato per tanti anni anche col centro, collabora con diverse realtà di informazione sociale e non solo, e ci racconterà invece in maniera un po' provocatoria quali sono i processi che poi generano la costruzione di percezione, realtà, luoghi comuni, verità, non verità, post verità, eccetera, eccetera. E io in tutto questo cercherò di tenervi collegati a quello che è il tema del seminario. Ci strutturiamo così. Ora do la parola a Mariano per l'introduzione che vi dicevo. Gianluca farà cerchiamo di stare nei minuti concordati, anzi anche meno perché abbiamo poco tempo, ma insomma diamoci anche una profondità. Poi interverrà Gianluca, poi dopo io cercherò di chiarirvi quali sono le finalità dei gruppi e poi ci lavoreremo. Lascio subito la parola a Mariano. Buongiorno a tutti, sono Mariano Galizia di CSA, Centro Statistica Aziendale. Cercherò di essere il più sintetico possibile per recuperare un poco di tempi. CSA è sostanzialmente, diciamo, giusto per darvi un cenno di cos'è, è un'azienda la più antica società di statistica d'Italia, è stata fondata nel 1935 da uno spin-off del professor Livio Lilli, che è un demografo dell'Università di Firenze. Vi risparmio 80 anni di storia che mi sembrano poco significativi e poco interessanti. E fondamentalmente CSA si è sempre occupato e ha sempre seguito quelle che sono le dinamiche del comportamento delle persone, integrando poi con questo, col passare del tempo, per questa visione che aveva avuto Livio Lilli di utilizzare la statistica a fini di migliorare la produttività delle aziende, quindi di portare quella che era l'indagine statistica alla possibilità di avere un'influenza sulla vita quotidiana delle persone. E chiaramente questo con strumenti che poi nel tempo sono cambiati e sono stati aggiornati in funzione di quella che era l'evoluzione anche della tecnologia. Se ce lo faccio girare, ci vuole un po' di tempo per girare la pagina. Questa, diciamo, vi risparmio la sintesi di CSA, che chi ha voglia di guardarsela prima.
Il tema di oggi è il tema della, dell'informazione e in particolare diciamo, nello scorso anno insieme con il CNV abbiamo fatto un'indagine rivolta all'interpretazione e alla verifica delle false verità in funzione del fatto che diciamo, l'informazione adesso siamo diciamo, sommersi, ci arrivano informazioni di tutti i tipi, anche informazioni su cose che non ci interessano, veniamo praticamente sommersi di queste informazioni. E le informazioni fino a 20 anni fa erano diciamo, attendibili in funzione di qual era la fonte, per dire un'informazione ottenuta attraverso un giornale era garantita dal fatto che il direttore editoriale del giornale aveva l'onere di verificare le fonti e quindi si assumeva anche la responsabilità di quello che diceva. Dall'avvento di internet questa cosa è stata completamente cambiata. Perché? Perché chiunque può aprire un blog e cominciare a fare delle dichiarazioni che poi diciamo, diventano informazioni, diventano viste da tutti quanti come informazioni e interpretate in funzione di alcuni razionali che poi andremo a vedere. Molto spesso questo problema diciamo, è anche conosciuto dalle persone. E a proposito di questa ricerca che abbiamo fatto l'anno scorso insieme con CNV, che mirava a identificare quali sono le visioni delle persone rispetto a questi, ho riportato solamente un paio di esiti per darvi la percezione di. Perché non si vede dietro? No, questo sarà il problema della. Immagino, ti fai vedere? No, però sul mio PC, che stiamo. Un secondo solo. Vabbè, tanto basta collegare il cavo. Sintesi, diciamo dei dati principali trovate una sintesi nella cartellina, quindi dati se volete anche evitare di segnarveli, magari poi comunque fra i materiali sia le slide di Marsico sia queste ve le inviamo a parte. Silenzio, penombra, ora comincia il film. Non voglio luce pubblicitaria. Era una notte buia e tempestosa, la notte della democrazia e del populismo. Sono un po' pesantino. Ok. Sì, però per, vediamo solo insieme, forse c'è da fare un FN per. No, no, è proprio un caricamento del file. Sui social network e quanto effettivamente erano convinti che queste informazioni fossero diciamo, attinenti alla realtà. E come vedete, nella maggior parte dei casi, il 63% delle persone
ci hanno risposto dandoci indicazione che la percezione che quelle informazioni presenti sui mezzi, diciamo, non certificati non fossero certamente attendibili. Poi abbiamo cercato di approfondire questa visione e nella successiva domanda che abbiamo fatto abbiamo chiesto relativamente a delle singole argomenti e abbiamo chiesto: ma rispetto all'immigrazione clandestina ritenete che questo abbia favorito il diffondersi di malattie in Italia? E in questo caso il 65% ci ha risposto di sì. Lo stesso campione che aveva detto che le informazioni sui social network non erano attendibili. Abbiamo poi fatto ancora un'altra domanda relativamente all'obbligo vaccinale e in questo caso il 47% delle persone ci ha risposto invece che le informazioni sull'obbligo vaccinale non erano d'accordo. Questo per cosa, diciamo, per sostenere che cosa? Fondamentalmente il fatto che tutte le informazioni che andiamo a raccogliere anche in maniera, diciamo, non voluta, a quelle informazioni attribuiamo una valenza in funzione di qual è la nostra opinione. Vale a dire, se l'informazione che viene proposta è un'informazione che è aderente a quello che è il mio pensiero su quell'argomento, io sono portato a considerarla vera, pur sapendo però che l'informazione presente sui social network, su internet in generale, sul blog, non me lo posso fidare in maniera totale. Quindi cosa succede? Che le persone tendono a far aderire le informazioni, a dare credibilità alle informazioni in funzione di quella che è la propria opinione sull'argomento. La credibilità delle informazioni, diciamo, è a questo punto, diciamo, seriamente messa in dubbio, ma il problema principale è legato al fatto che le informazioni sono tanto vere quanto sono visibili. Vale a dire, la nostra percezione e la tendenza del social network di dare, diciamo, valore alle informazioni che raccogliamo è subordinata al fatto che se è messa a disposizione e se è condivisa da tanti, allora quell'informazione ha una maggiore valenza. Quindi, diciamo, per ottenere credibilità, il motore che ha raggiunto questo è quello di creare delle interazioni. Quindi se io scrivo un'informazione e la pubblico, il problema non è tanto postarla, quanto fare in modo che quell'informazione giri, quell'informazione sia condivisa da più persone, perché la condivisione dell'informazione rende quell'informazione agli occhi di chi la legge vera. Quindi non è più legato al fatto che io vado a fare una valutazione di effettivamente qual è l'affidabilità, ma io vado a vedere quell'informazione quanto è visibile, e più aumenta la visibilità di un soggetto, più questa informazione tende a essere riconosciuta come vera. Per dare visibilità, quindi, diciamo, e ottenere credibilità, ci sono delle regole che vengono utilizzate e che fondamentalmente sono legate, uno, al fatto di utilizzare il commento, la pubblicazione di post di altri. Quindi io più sono presente, più, diciamo, creo interazione con altri, più creo la condizione perché questi altri poi condividano le mie, e quindi aumento la tendenza a farmi diventare credibile sul network. Anche commentando, diciamo, se un intervento è legato a dare, diciamo, mostrare competenza su un argomento che non ha niente a che vedere con quello che poi io voglio postare in secondo momento, ma che serve solamente per conquistare credibilità, per fare in modo che la mia opinione, quello che io dico, venga considerata un'operazione significativa, allora creo un meccanismo di empatia con gli altri presenti nella rete e faccio crescere il valore della mia credibilità. Quindi più aumento la mia popolarità e più aumento la numerosità dei miei contatti, più do credibilità a quelle che poi saranno le mie affermazioni. Pur sapendo, come ho visto dall'inizio, che questa cosa è assolutamente riconosciuta da tutti, per cui tutti quanti sono concordi con dire che le informazioni disponibili non sono vere, ma io comunque posso indirizzarle con meccanismi anche scientifici. Ci sono addirittura anche delle applicazioni specifiche che fanno questo lavoro, vale a dire, esiste un sistema che è quello che è utilizzato da quasi tutti i politici, in particolare Salvini ne ha fatto un cavallo, un punto di forza, che è quello praticamente di replicare alle dichiarazioni di altri utilizzando le parole che sono state messe nei commenti degli altri, perché questo crea vicinanza col commento fatto.
E a quel punto io, anche se da altra parte ho avuto un commento negativo, utilizzo questo meccanismo e questo strumento che ho utilizzato, diciamo, relazionale, per fare in modo che quel commento negativo torni a mio favore e diventi un driver per dare popolarità. Quindi io faccio in modo di diffondere la mia informazione sfruttando la contestazione che mi ha fatto l'altro. Chiaramente questa operazione, diciamo, fatta in questa maniera, consente di andare a intervenire in quelli che sono i contatti degli altri. Dire, io riesco a far arrivare la mia affermazione, la mia comunicazione, il mio nominativo, la mia presenza, anche a utenti che non sono in nessun modo in contatto con me, perché sono, si innesca vedendo un meccanismo di reazione a catena, per cui dal volano per la mia informazione mi viene in maniera paradossale da quelli che sono stati i miei denigratori, quindi quelli che hanno commentato in maniera negativa la mia affermazione, mi fanno da volano per fare in modo che la mia visibilità arrivi anche a quelli a cui non sarebbe mai arrivata. Diciamo, replicare e commentare in maniera negativa tende ad aumentare la visibilità e la credibilità di chi ha fatto l'affermazione. E questo chiaramente è un meccanismo che, dal punto di vista di chi fa comunicazione politica, è uno strumento utilissimo che riesce a far arrivare, a fare, come dire, proseliti anche la lineare dove non avrebbe mai immaginato di posizionarsi. E, diciamo, siamo nella web reputation, quindi nel valore, nella conoscenza che una persona ottiene rispetto al web, la cosa che conta di più paradossalmente non è quello che si scrive, ma quanto risponde bene ai commenti degli altri, perché rischia praticamente di fare il gioco dei propri avversari. Diciamo, se faccio un commento negativo, rischio di fare in modo che quel meccanismo porti popolarità alla persona che io ho commentato in maniera negativa, e quindi devo imparare bene a commentare per non rischiare di dare un maggiore vantaggio a chi viene commentato rispetto a cercare di denigrarlo. Quindi l'obiettivo a questo punto è della nostra attività di oggi, sarà quello di creare una sorta di decalogo, di buone pratiche con le quali riuscire a difenderci da questa situazione, perché conoscere significa avere la possibilità di tutelarsi e regolarsi di conseguenza per non fare il gioco di chi vogliamo invece contrastare, che sia un avversario politico o anche banalmente un'affermazione fatta in maniera talmente poco credibile o un'informazione talmente sbagliata da creare danni a chi la legge. Io vi passo Gianluca, cerca di essere più sintetico possibile, scusatemi, non ho immaginato. No, sei stato chiarissimo e fatto bene a chiarire questi meccanismi, perché ci orientano non solo dal punto di vista, come abbiamo fatto, culturale, ma anche dal punto di vista pratico e dei meccanismi della comunicazione. E per completare il quadro, appunto, ora Gianluca ci racconta delle cose anche interessanti. Che siano cose interessanti non lo so, però qualcosa. Allora, uso ugualmente il microfono così ci sentiamo magari meglio. Parlare dopo Lizzola è probabilmente complicato, quindi noi abbassiamo il livello della comunicazione e della restituzione dei contenuti, cercando di semplificare. Ovviamente non voglio mettermi a confronto con Giulio e con Mariano. Anche perché Giulio, nell'introdurre quello che avrei dovuto e voluto dirvi in questo momento, ha tirato fuori talmente tanti temi che per analizzarli in verticale occorrerebbero non i 5 minuti che ho a disposizione, ma molto molto di più, probabilmente qualche giorno. Quindi l'unico modo per semplificare è quello di riportare un po' di esempi, anche se c'è la tendenza sempre a individuare scientificamente questi temi, no? Quando con Mariano e Giulio parlavamo di questa mattina, erano venute fuori delle definizioni, tipo il pregiudizio di conferma, meccanismi della non reversibilità dell'informazione. Sono robe alla fine anche complesse, no? Queste. La verità è un po' diversa, forse anche più semplice di questa, ma il fatto che sia più semplice non significa
che tutti noi riusciamo a focalizzarlo. Esempi concreti. Partiamo da questo giochino che spesso si trova nella settimana enigmistica, l'avete presente? Unire puntini. Ora, il Signore ce l'aveva in mano prima, quindi sa decisamente meglio di chiunque altro di che cosa si sta parlando. Che cosa sta a significare questo? Che in realtà non vi raccontiamo niente che non conosciate già. Il problema è, per avere un quadro d'insieme, mettere insieme i puntini. Cioè, lo sforzo di unire punti numerati partendo da uno non lo facciamo mai, o raramente lo facciamo. E questo lo dimostra. Che cos'è questo bel quadratino tutto colorato? Sono delle percentuali. In alto si legge solo record italiano, ma quindi sono percentuali di che cosa? Sono le percentuali dell'analfabetismo funzionale. Sapete di che cosa si tratta? Cioè, l'analfabetismo funzionale non è l'analfabetismo di chi non sa né leggere né scrivere, ma è quell'analfabetismo che ti porta a non riuscire ad interpretare quello che si vede e si legge. Questo significa che se c'è qualcuno che non è in grado di leggere un libretto delle istruzioni, di un cellulare, di un tablet, di un orologio, men che meno riuscirà a interpretare che cosa si trova di fronte quando è, ad esempio, su Facebook. L'Italia, in rosso, perché vedete più grande è il quadratino, il rettangolino, più grande è la percentuale dell'analfabetismo funzionale. Noi saremo, secondo queste percentuali, in una buona posizione, con un 28%, circa 3 su 100. Circa 28 persone su 100. Però, anche qua ritorna un altro tipo di tema. Il fatto che i dati sull'alfabetismo funzionale sono contraddittori tra di loro. Qua si parla del 28%, a seconda di quello che andate a cercare troverete un 35%. Se cercate ancora su internet troverete che c'è qualcuno che parla di una soglia che sfiora il 90%. Questo sta a significare che cosa? Che una scienza esatta non esiste mai. Noi andiamo a cercare online, e anche questo accade quando facciamo web surfing su Google, ma accade anche quando navighiamo sui social, andiamo a cercare le conferme di quello che pensiamo già. Andiamo a cercare qualche dato che di fatto conferma la nostra teoria o è a sostegno della nostra teoria. Il tema della scienza in qualche modo è stato anche accennato nell'intervento di stamattina, no? Quando si parla soprattutto di sanità. C'è tutto sommato anche in questo tema una delega di fiducia, cioè che nasce anche dalla mancanza di conoscenza, dalla mancanza di volersi assumere responsabilità per la nostra stessa vita, per cui alla fine ci appelliamo agli altri. Il rischio è che troppo spesso magari siamo figli dei protocolli e meno persone, trattati come persone, che in quanto tali abbiamo delle caratteristiche particolari. E qui accade un po' lo stesso tipo di dinamica. Ognuno troverà la conferma di ciò che cerca quasi sempre. Un altro dato è questo. Come vedete c'è una sfumatura tra il blu e il rosso, una lista di paesi. Che cos'è questo? Lizzola stamani vi diceva qual era la percezione della presenza islamica e quale poi la realtà. Ovviamente la forbice era molto ampia. Qui si parla, è una ricerca presentata poco tempo fa, della presenza di immigrati in Europa, coloro che sono nati fuori, no, dal nostro continente. Quella forbice indica, quella sfumatura, la percentuale tra il reale e il percepito. E se vedete, e forse lo vedete male, però ve lo dico io, l'Italia ha il record, ancora una volta, sono sempre i primi su queste robe qua, ha il record nella differenza tra la presenza reale, lo vedete, da più o meno in mezzo, e quella percepita, più 17,4%, no? E questo record ci mette a confronto con tutti gli altri paesi. Se vedete il record minimo, sono tutti con un più, cioè la percezione è più alta in tutti i paesi, nessuno che dica ce ne sono meno di quelli che sono realmente presenti. La Svezia, che è quella che ha il più 0,3%, paese che tra l'altro sta cambiando molto e anche in questi giorni, magari ha una percezione, il range è più ristretto perché loro se sono fuori di casa probabilmente si contano, cioè sono pochi, no? Magari riescono a riconoscere meglio la percezione
di quelli che sono. Però anche lì le cose stanno cambiando, perché domani ci sono le elezioni e probabilmente crollerà il socialismo che ha caratterizzato la Svezia negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, e sta avanzando alla destra estrema. Vox Populi. Vox Populi, oddio, che è successo? Si è staccato qualcosa. Vox Populi è il titolo dell'appuntamento di oggi, esatto, e che però, Vox Populi, Vox Dei, nasce di qua, no? Il titolo. E questo è il primo esempio, è il primo degli esempi che ci porta a capire quanto la percezione sia diversa dalla realtà. Questa è una frase, no, aspetta, molto un po' cosa ne fa l'altro, aspetta un secondo, si velocizza. Vox Populi, Vox Dei si ritiene che nasca come origine dalla Bibbia, ma ovviamente non è vero tutto questo, l'ho usato anche Dante nel Manzoni e Promessi Sposi, però è una di quelle frasi che sta a indicare la verità quando il popolo la percepisce come tale, di fatto. Questo significa che non c'è necessariamente la verità dietro quella che è la voce popolare. C'è però una certa saggezza. Morto un papa se ne fa un altro, è un luogo comune, un'espressione che sta ad indicare che praticamente sono tutti utili, ma forse nessuno è indispensabile. E l'esempio non è casuale, perché siamo in un seminario, in questo appuntamento ci sono stati tanti monsignori da ieri ad oggi, l'iconografia sulle pareti già sta ad indicare il contesto in cui ci troviamo. E qui morto un papa, se ne fa un altro. Queste due immagini, a proposito di percezione della realtà, è una foto scattata nel 2005 e una nel 2013, ed è stata spesa da Today Show e poi ripresa da tutti i media internazionali per indicare l'evoluzione tecnologica e la nostra predisposizione a documentare qualunque tipo di evento con la nomina di Benedetto XVI e con Ratzinger, insomma l'immagine sotto, e quella precedente sopra, con l'unica differenza che sopra si sta, cioè è stata spesa come il confronto di un medesimo evento in cui la tecnologia è intervenuta e il nostro modo di narrare è intervenuto in maniera pesantissima. Però questa è una mezza fake news, cioè è stata spesa così perché questa è la percezione che noi abbiamo avuto e nessuno è mai andato oltre quella percezione, perché se qualcuno della NBC l'ha utilizzata e tutto il mondo mediatico l'ha ripresa, per noi è verità, così è. La fonte è popolare, la fonte numericamente ha un sacco di telespettatori, utenti, follower, quindi non la consideriamo per vera. Però i contesti, per quanto sia realistico, sono differenti, perché nel secondo caso parliamo della nomina, nel primo caso è la morte del Papa, il contesto non è nemmeno lo stesso, perché uno è via della conciliazione, l'altro è Piazza San Pietro, e quindi per quanto sia suggestiva questa immagine e ci piace utilizzarla, non è reale, cioè non rispecchia davvero e realmente la situazione. Si è arrivato alla degenerazione, ho messo selfie con Papa solo per una transizione. Questa è una foto che abbiamo fatto a Firenze in occasione di una mostra sull'alluvione in Piazza Santissima Annunziata. Questi siamo diventati. È una piccola introduzione, questi sono solo piccoli esempi perché possiate riflettere per capire quelli che siamo. Stamani il sole invitava a spazi di riflessione, in realtà noi dobbiamo riflettere quando ci troviamo anche da soli davanti ad ogni tipo di situazione, perché sempre restando in tema papale o cattolico, qua abbiamo la salma di Padre Pio quando l'hanno portata a Roma e vediamo qual è il comportamento. In una mano il rosario, nell'altra l'iPhone per il selfie. Qui si stanno facendo il selfie con la salma di Padre Pio. La foto non è un fake, però questo è il comportamento e questo è ciò che siamo. Vi faccio sentire un audio, visto che non c'è l'audio provo ad alzarlo qui. Mi chiamo Giovanni Di Tori e sono stato fino a ieri parte dell'equipaggio dell'Aquarius. Era uno strono. Sono stato fatto secco, sono stato eliminato e licenziato anche a mal modo, semplicemente perché volevo parlare, semplicemente perché volevo dire la verità e raccontare la verità agli italiani.
cosa che non mi hanno permesso di fare mentre ero a bordo. Ma adesso che sono stato buttato fuori, non mi interessa delle conseguenze che ci saranno, e vi dico la verità. Sulla nave Aquarius non è assolutamente vero che ci sono condizioni disagiate. La gente è felice, addirittura c'è la musica. Non è vero, non c'è nessuna crisi, nessun disagio. All'interno c'è addirittura una sala dove le persone, in questo caso i migranti, possono ricreare e quindi fare attività ricreative come videogames, giochi d'azzardo, giochi da tavola, e molti di loro la sera la passavano alle roulette, alle slot machine, e non chiedetemi con quali soldi, perché io non lo so da dove li prendevano. Sono tutti ben vestiti, ben nutriti, la situazione è bellissima, e a bordo addirittura fino alle 4 di mattina c'è un bar aperto e tutti sono lì a bere, drinkare e fare festa. Queste sono cose che non vi dirà nessuno, che non vi dirà lo Stato, non vi dirà i media. Sta per finire, no? Quindi non ve lo faccio sentire tutto. L'avevate presente questo video? L'avevate mai visto? No? Di lui si è parlato tantissimo e ve lo faccio vedere, perché in realtà lui è un generatore naturale di fake news. Lui gestisce un pub a Roma, oltre ad essersi spacciato per l'ex marinaio dell'Aquarius, si è spacciato anche per un dipendente della Fiat che si è trovato decurtato 300 euro nella busta paga perché la Juve aveva comprato Ronaldo, e la sua lunga casistica di interpretazioni vanta episodi come questi straordinari in termini di creatività. Per dirvi che questo video, oltre ad aver fatto il giro del web con migliaia e milioni di condivisioni, essere stato ripreso poi da chiunque, l'ha ricevuto anche la mia mamma, che è in pensione, dalla cugina, che è quasi novantenne, tramite WhatsApp, ed era convinta che fosse una cosa vera. Ora, la mia mamma non è esattamente la prima delle ignoranti, però forse rientra in quel quadratino rosso dell'Italia in cui si indica la percentuale di analfabetismo funzionale. Il problema è che questi numeri, che come dicevamo prima scientificamente non hanno una collocazione precisa, occupano una bella fetta di utenti, e questi utenti che si approcciano davanti a queste informazioni, e quelli che vi do ora, che vi diamo ora, sono soltanto dei flash, poi dopo approfondiremo la questione nei gruppi di lavoro, sono convinte che quello lì sia vero. Perché quando si parla di percezione, soprattutto degli immigrati, noi se vediamo, cioè noi intendendo dire la maggioranza di noi, quando vede un africano davanti al bar che chiede soldi e ascolta la narrazione che sia i telegiornali, sia i giornali, sia il web fa di questi temi, noi abbiamo la percezione che siano ovunque e che siano tutti davanti ai bar e che siano tutti lì a chiedere soldi, no? Però la percezione, a proposito della provocazione, non è solo nei confronti del migrante, perché la percezione errata dei fatti, la caccia alle streghe, c'è anche quando ci troviamo di fronte ad episodi come questo. Detto in breve, dei giorni scorsi, vicino ad Ancona una vetrina va in frantumi dell'Ampi, c'era il manifesto contro tutti i fascismi, c'è stato un movimento pubblico, politico, associativo contro i gruppi di estrema destra, poi è venuto fuori che era stato un bimbo con una pallonata a rompere la vetrina, però tutti si erano schierati contro i fascisti che avevano rotto la vetrina. E l'ultimo esempio, così poi dopo ci dividiamo nei gruppi di lavoro e proviamo a tradurre anche nuove riflessioni rispetto a questi piccoli spunti, e ripeto, sono solo spunti, non analisi. Questo è un caso che a me era sfuggito, però ascoltando Baricco in una delle sue trasmissioni, in una delle sue lezioni che ogni tanto passano in Rai, su Rai 5, lo ha tirato in ballo, ed è un caso secondo me straordinario che fa capire esattamente qual è la dinamica e il punto di non ritorno. Quando Hollande, l'ex premier francese, insomma, fu beccato qualche anno fa con il casco in moto all'uscita della casa della sua amante, vi ricordate? No, ci fu questa foto famosa che comportò uno scandalo.
L'allora fidanzata, o moglie, non so, non ricordo, ovviamente dopo lo scandalo si separarono, lei scrisse un libro, questo libro fu annunciato come il grande libro scandalo, no? Quindi anticipazioni che finirono sui giornali, sui social, un grande sputtanamento collettivo. Finché il libro non esce e qualcuno su Twitter posta la foto di questo cartello in una libreria indipendente di Lorient, che è un posto nel nord-ovest della Francia, insomma in Bretagna. Tra l'altro ci siamo anche andati per vedere una volta il festival interceltico che li fanno tutti gli anni, ed è diventata immediatamente virale, immediatamente, tanto da scatenare un movimento in poche ore, prima in Francia, e un racconto, una narrazione che è finita in tutto il mondo, tant'è che questo è uno screenshot di Rai News, ma cioè, ne scrissero tutti, e tutte le librerie indipendenti a un certo punto dissero: guarda Ganza, questo che è scritto, e ve lo faccio rivedere, noi non abbiamo il libro di Valéry, cioè Valéry è il nome, quello è il cognome, è difficile anche da pronunciare, con uno smile in fondo, no? Allora nasce tutto questo movimento e le librerie cominciano a tirare fuori ognuno il suo cartello per boicottare questo libro gossip, tant'è che dice: noi abbiamo 1000 libri, cioè, c'è chi ha scritto noi abbiamo Dumas, cioè tutta una serie di grandi autori francesi, ma non questo, tant'è che questo ironizza pure sul titolo del libro, che era grazie per questi momenti, no? Merci pour ces moments, grazie per questi momenti di comprensione. Nasce tutta questa cosa in pochissime ore. Poi il giorno dopo un giornalista va a Lorient, in questa libreria indipendente, a fare l'intervista di Braille. Quindi sei consapevole che hai fatto nascere un movimento che ha unito virtualmente in poco tempo tutte le librerie indipendenti in questo. E che cosa risponde? Qui non si vede bene, ma c'è anche il video, la video intervista al libraio. Lui dice: ma io veramente avevo messo il cartello perché tutti mi venivano a chiedere il libro. E in realtà io il libro non ce l'avevo, perché noi piccole librerie indipendenti siamo sempre quelle che ricevono dopo i libri. Io l'avrei venduto, sì, il libro di Valéry sulla storia di Orlando, però non l'ho venduto perché non ce l'avevo. Anzi, lo dica che noi librerie indipendenti siamo fuori da questo percorso. Questo tipo di risposta, che è arrivata a distanza di meno di 24 ore dal primo tweet, non ha sortito minimamente alcun effetto. Ormai la macchina era partita e non importa più qual è il motivo che ha scatenato la scrittura del primo cartello. Il primo cartello è stato scritto, però da quello è nato un movimento di librerie indipendenti contro i libri spazzatura. Non è servito dire la verità, perché ormai la verità era quella che tutti quanti avevano già percepito. Questo è il senso, ora dividiamoci in gruppi. Grazie. Luca. Nello spazio della credulità c'è anche lo spazio per costruire la credibilità. Questo è l'obiettivo del piccolo lavoro che faremo insieme, che vuole rispondere a tre domande. La prima è come ci percepiamo noi e come siamo percepiti fuori, quindi nel nostro lavoro, volontariato, sociale, terzo settore. La seconda è se e come dobbiamo costruire delle regole, delle policy per avere più visibilità e essere più credibili, e poi quali sono le regole che ci possiamo dare e dobbiamo poi rispettare per aumentare la credibilità e quindi anche aumentare la cultura rispetto alle cose che facciamo. Direi che ci possiamo dividere in la parte sinistra va nella stanzetta successiva a questa e la parte destra rimane qua. Un gruppo starà con Gianluca, un gruppo starà con me, ci diamo veramente non più di una mezz'oretta, perché siamo veramente